Davide, allora, meglio di così non poteva andare, 5-0 contro il San Teodoro e avete festeggiato finalmente l'eccellenza, perché quest'anno è sicuro. No, finalmente, abbiamo dimostrato anche l'anno scorso che in eccellenza ci potevamo stare, che ce l'eravamo meritati. E quest'anno è stata la riconferma, appunto, speriamo che non ci siano brutte sorprese, dai. Ecco, tu immagino sarai contentissimo, 2 gol, meglio di così uno non può sperare in quella che è poi una finale. Sì, sono felicissimo. Non avevo mai fatto una doppietta col Porto Corallo, l'ho fatta qua in finale e quindi sono veramente felice. Ecco, è il giusto coronamento di 2 anni che avete fatto alla grande, meritavate già l'anno scorso, anche quest'anno, di salire direttamente, solo che avete trovato pure Samassi un tantino più forte. Sì, l'unico rammarico di quest'anno è non esserci potuti giocare la partita di Samassi alla pari, che comunque è una corazzata, e quindi... Secondo me sta dicendo cazzata. Ci ha fatto piacere giocarcela fino alla fine anche con loro, perché aveva dei giocatori veramente di categoria superiore e siamo contenti di essercela giocata fino alla fine. Ecco, come si fa a raccogliere le energie dopo la delusione comunque di non essere saliti direttamente e poi sfoderare una partita del genere come avete fatto oggi? C'è il gruppo dietro. Indubbiamente c'è il gruppo, c'è una squadra che oltre ai valori tecnici ha dei valori umani e poi merita anche l'allenatore che ci ha tenuto sempre sulla corda, diciamo. Quindi... L'anno scorso avete battuto il Tortoli, squadra di eccellenza, quest'anno il San Teodoro, questo è già un gruppo che può ben figurare in eccellenza. Sì, con qualche magari ritocchino secondo me può fare bene. Poi il campionato di eccellenza non lo conosco, però da quello che abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno ci può stare con qualche ritocchino, appunto. E poi ci sono 2 derby mica male con Muravera e Castiadas. Infatti, bello. Il Sarrabus sta prendendo un po' il sopravvento, diciamo. Va bene, ringraziamo Menoli, complimenti per la doppietta e tanti auguri per il proseguo. Grazie.